rivoluzionario di destra e di una destra radicale, incompatibile dunque con la nostra tradizione moderata. Egli attacca le istituzioni e vuole piegare l'interesse pubblico agli interessi delle sue imprese. La sua incompetenza si è dimostrata disastrosa per l'economia. Ministro Andreatta, buonasera. Buonasera. Lei è candidato della circoscrizione proporzionale del Friuli Venezia Giulia per il Partito Popolare. Lei che è anche il ministro degli esteri, lo ricordiamo. Che paure sente in vista di queste elezioni? Ma innanzitutto la paura di un'aggressività eccessiva che durante le elezioni si sta crescendo nel paese. Questi utilizzo spregiudicato del mezzo televisivo che crea in qualche modo la preoccupazione di un governo dei video, di una videocrazia. La paura che il paese si smarrisca, che in futuro il filo di una certa moderazione sia perduto. No, io non ho nessuna paura che queste elezioni siano perdute. Devo dire che il mio maggiore divertimento è stato di fare l'oppositore in Comune Polonia. So fare l'opposizione, mi fa piacere, e se questo sarà il ruolo che ci assegnerà il paese, sarà, dal punto di vista del divertimento, più divertente e anche per nulla pauroso. E tuttavia ho qualche preoccupazione di forze che si identificano in una persona fisica, di forze che usano l'emozione per raccogliere il loro voto. Io spero di queste forze che promettono meraviglie sul piano della gestione economica. Tutto questo mi fa paura. Non fa paura solo a me, ha fatto paura in generale agli elettori di tutte le democrazie occidentali che in genere non hanno favorito queste forze. Vedremo in Italia. Abbiamo aperto un dialogo con Forza Italia e intendiamo portarlo avanti. Andate, mi scusi, Buttiglione è entrando, detto che si vuole parlare con Forza Italia. Basta che Forza Italia dica il suo alleanza con AIN. Crede che Forza Italia può fare? Lo so, queste sono le condizioni che il congresso ci aveva posto. Per una reazione di tutore, ma anche per un tentativo di mantenere lucido il proprio giudizio politico, credo che non sia il caso di sottolineare in questa circostanza ancora una volota i sentimenti. Sdegno, angoscia, pietà, rabbia che ci assalgono di fronte alla nostra impotenza. La Bosnia, in questo rigurgito di sentimenti, non deve diventare il Vietnam delle Nazioni Unite o la Cecenia dell'Europa. Certo, c'è un gioco ambiguo dell'opinione pubblica nei confronti delle autorità internazionali e dei governi. L'opinione pubblica si accende, chiede interventi, ma non è disposta a pagare i costi di questi interventi. C'è un tasso di perdite oltre il quale l'opinione pubblica si demoralizza e chiede il ritiro. Signor Presidente, siamo anche noi interessati all'istituzione di una democrazia governante e di Camere fondate sul principio maggioritario. La logica verso cui sembra muoversi la maggioranza è però quella di una prevaricazione sistematica, arrogante e mercantile. Come definire altrimenti le posizioni altre espresse dal Ministro della Difesa, quando afferma che tutte le commissioni sono di garanzia e che noi non abbiamo presidenze da dare, se non a quelle opposizioni con le quali siamo costretti a negoziare per portarle alla maggioranza, cosa che capiterà sicuramente al Senato? Questi primi passi verso quella che sembra una dittatura della maggioranza, per il Ministro della Difesa, il controllo è un pretesto per boicottare l'azione di governo, ci obbligano ad un inasprimento della nostra opposizione. Valuteremo nei giorni che verranno se il governo riuscirà a moderare queste posizioni. Per ora è legittimo il sospetto che qualcuno abbia scambiato l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario con l'avvio di un nuovo regime. Signor Presidente, la dico subito perché il suo tempo è scaduto. Dico subito, Presidente.
sociale che rappresentava il popolo è un esempio di uno stile che impedisce di assolutizzare, di trasformare in vitello d'oro le proprie convinzioni, le proprie solidarietà umane, e lascia quella distanza da cui si alimenta un senso di tolleranza e di umana comprensione. Potete fare le vostre complimenti in mendita.